Agenda Avvocati è un programma di Uslo Web Radio, ideato e condotto da Pino Gallo e Pierluigi Serra, con la collaborazione di Rassegna Stampa Professionale, Pianeta Lavoro, dello studio legale Avvocato Italo Meoli. Visita la pagina Facebook cliccando sul link che trovi al termine del sommario di puntata. Buongiorno, sabato 11 giugno, bentornati alla nuova puntata di Agenda Avvocati, l'appuntamento settimanale della Radio dell'Avvocatura per parlare con voi delle notizie che abbiamo selezionato e che sono più importanti per l'avvocatura. Torniamo subito dopo il jingle. Uslo Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Da colleghi a colleghi. Ancora buongiorno carissime colleghe e colleghi all'ascolto, Pierluigi Serra che vi parla dai microfoni dell'Avvocatura, come vi ho detto una nuova puntata di Agenda Avvocati. Buongiorno Ornella Sala in regia, non c'è Pino Gallo nonostante la sua collaborazione e la sua presenza durante la settimana a selezionare gli articoli, è stato impegnato nella tornata elettorale che il Foro di Lecce ha avuto questi ultimi giorni per la elezione dei delegati al congresso proprio di Lecce, e Pino è tra gli eletti, quindi complimenti a lui, meritato riposo, e sarò io quindi a condurre questa puntata, sempre la collaborazione con Pianeta Lavoro, la rassegna stampa del collega Italo Meoli. Iniziamo a parlare di una notizia apparsa sia sul Sole 24 Ore sia su Italia Oggi in tema di notifiche online della pubblica amministrazione. La vice ministra Laura Castelli ha presentato la piattaforma e ha parlato di risparmi e di meno liti, con una sperimentazione che entrerà in vigore nel corso dell'estate. Allora, notifiche digitali a cittadini e imprese grazie a una piattaforma gestita da PagoPA, che la conoscete, quella che ci consente di fare pagamenti online nei confronti della pubblica amministrazione, e consentire agli enti pubblici di recapitare i propri atti amministrativi ovunque i destinatari degli stessi si trovano. Basterà accedere alla piattaforma in qualsiasi momento al proprio dispositivo per visualizzare l'atto notificato, ma a guadagnarci saranno non solo gli utenti. Il nuovo sistema permetterà alla pubblica amministrazione di risparmiare tempi e costi con l'abbattimento delle spese legate alle notifiche, stampa cartacea e spedizione degli atti, che secondo l'Agenzia delle Entrate potrà arrivare anche a 50 milioni di euro all'anno, a cui se ne aggiungono altri 55 derivanti dall'abbattimento del contenzioso. Dopo una lunga gestazione iniziata con la manovra 2020, quindi quella la legge varata nel 2019, proseguita con il primo decreto semplificazioni, il regolamento per l'istituzione della piattaforma notifica e la PA è approdato in Gazzetta Ufficiale, DPCM 8 febbraio 2022 numero 58 del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ed è stato pubblicato in Gazzetta numero 130 del 6 giugno. Entrerà quindi in vigore dopo 15 giorni di vacatio legis, il 21 giugno. A quel punto tutto sarà pronto per il debutto della piattaforma, che potrebbe avviarsi entro l'estate. Vediamo quali sono i dettagli di questa piattaforma. La vice ministra ci dà atto della spending review, si deve pensare ad interventi come questo, non a tagli lineari. In una città come Napoli, grazie alle notifiche digitali si risparmiano 12 milioni di euro all'anno, e con queste cifre gli investimenti a favore dei cittadini che si possono fare sono veramente importanti. Vediamo un po' di trovare il punto dove si è dato del funzionamento. Vediamo in concreto come funzionerà il nuovo sistema delle notifiche. Essenziale sarà la comunicazione da parte dei cittadini del domicilio digitale, ossia dell'indirizzo di posta elettronica certificata scelto per ricevere notifiche dalla PA. Il domicilio digitale potrà essere di tre tipi: quello di piattaforma, quello speciale per la notifica di determinati atti o affari, e quello generale. Le amministrazioni dovranno prima aderire al servizio, poi
cui svolgere i necessari passaggi per l'attivazione. I funzionari degli enti pubblici, una volta entrati nel sistema tramite SPID o carta d'identità elettronica, caricheranno sulla piattaforma il documento oggetto di notifica, inserendo il codice fiscale del destinatario e il domicilio. A quel punto verrà generato un codice univoco di un identificativo univoco di notificazione e il mittente riceverà le informazioni su data e ora dell'accesso e sulla presa visione dell'atto da parte del destinatario. Le notifiche verranno in primis presso il domicilio digitale di piattaforma eletto dal destinatario. In seconda battuta, qualora il domicilio digitale di piattaforma manchi o risulti saturo, non valido o non attivo, il gestore della piattaforma tenterà la notifica presso il domicilio digitale speciale del destinatario qualora eletto. In ultima analisi, la notifica avverrà presso il domicilio digitale. Qualora tutti i domicili digitali risultino saturi, non validi o non attivi, il gestore effettuerà un secondo tentativo. Dopo due tentativi falliti, PagoPA renderà disponibile in apposita area riservata per ciascun destinatario la notificazione, l'avviso di mancata consegna del recapito del messaggio e darà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione tramite lettera raccomandata. Qualora il destinatario sia sprovvisto di PEC, il gestore di piattaforma utilizzerà la tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. La raccomandata non conterrà l'atto notificato, ma l'indicazione del mittente del codice IUN, nonché le modalità con le quali accedere alla piattaforma. Il tutto a beneficio di chi è sprovvisto di SPID o carta d'identità elettronica, che potrà così accedere per un numero limitato di volte e un lasso temporale prestabilito. Notifica digitale attraverso la piattaforma non riguarderà gli atti del processo civile o penale. Questo, se dal lato sicuramente è un bene, però ci auspichiamo che il domicilio digitale valga anche per le notifiche quantomeno civili tra privati, in modo da semplificare e da far risparmiare gli stessi costi anche ai privati. Parliamo poi della legge delega per la riforma fiscale, forfettari, scivolo di 2 anni, nei decreti si fisseranno le nuove soglie del regime e per coloro che supereranno la soglia ma manterranno i benefici. Questa è la notizia di Italia Oggi, stiamo seguendo l'evoluzione di questa legge delega da diverse settimane. Allora, in arrivo scivolo biennale su opzioni per i contribuenti forfettari che sforano il limite di ricavi compensi fissato a 65.000 euro, soglia attualmente invalicabile se si vogliono mantenere i benefici. Restano da definire limiti e modalità di opzione per evitare possibili condotte elusive dei contribuenti, secondo quanto riportato nel testo della delega fiscale, così come modificato dall'accordo di maggioranza. Tra i principali interventi per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi vi sarà anche l'introduzione di una exit tax ad hoc per alleviare gli effetti determinati alla perdita del regime agevolato e il correlato ritorno dell'IRPEF ordinaria per contribuenti forfettari che superano la soglia. Così come strutturato nella delega, il nuovo sistema dovrà prevedere 2 periodi di imposta successivi al passaggio del regime forfettario a quello ordinario, la possibilità per contribuenti interessati ad applicare un'imposta sostitutiva con aliquota ancora da determinare, ma sicuramente maggiore di quella del 15%, a patto però che lo splafondamento del limite di 65.000 euro non superi una soglia ancora non stabilita. La caratteristica rilevante della nuova imposta sostitutiva, inoltre, sarà quella di non essere regime automaticamente applicato in caso di splafondamento, ma stando al tenore letterale della delega fiscale sarà fatto su base opzionale, consentendo quindi ai contribuenti di scegliere applicazione dello scivolo o il passaggio diretto all'IRPEF ordinaria. Automaticamente applicato sarà invece il regime ordinario, qualora lo sforamento dei ricavi compensi 65.000 euro determina il superamento anche dell'ulteriore limite da individuare ancora. L'opzionalità e la nuova exit tax può essere determinante qualora l'anno successivo a quello dello splafondamento vi sia una riduzione del rilievo dei ricavi compensi tale da permettere il totale abbattimento del reddito prodotto con costi di competenza dell'anno. Anche lo scivolo infatti è presumibile e abbia struttura fiscale del regime a forfè
con impossibilità di dedurre analiticamente costi sostenuti perché indirettamente considerate tramite abbattimento automatico del reddito grazie a coefficienti di redditività. Andiamo poi avanti con una interessante pronuncia del Tribunale di Udine in tema di ingiustificata assenza ingiustificata che viene equiparata alle dimissioni, e ciò sia a tutela, insomma, del datore di lavoro che deve evitare di porre in essere determinati adempimenti anche a suo carico e contributo come il ticket di licenziamento e anche per evitare abusi in tema di indebito percepimento della NASPI, che quindi viene meno il presupposto. Assentarsi dal lavoro senza fornire alcuna giustificazione per indurre la parte datoriale ad adottare il licenziamento per assenza ingiustificata è da censurare. Così si è espresso il Tribunale del Lavoro di Udine in una sentenza depositata il 27 maggio scorso. La pronuncia intercetta una sorta di prassi che si va sempre più diffondendo, ossia assentarsi dal lavoro senza fornire alcuna giustificazione per indurre così il datore di lavoro a licenziare per assenza ingiustificata. Al fine di evitare tali abusi, che comportano una ricaduta di ordine economico sia per il datore sia per le finanze pubbliche nel comportamento assunto dal prestatore, abbandono il posto di lavoro, è stata ravvisata la risoluzione di fatto del rapporto, e ciò a prescindere dal rispetto delle procedure telematiche di cui l'articolo 26 decreto legislativo 151/2013, comunicazione telematica delle dimissioni. In tale comportamento, infatti, il giudice ha ritenuto prevalente la sintomatica manifestazione della volontà di non dare più seguito al contratto di lavoro. Si tratta, come la citata pronuncia, come cita la pronuncia, di atteggiamenti che lasciano presumere che l'intento perseguito sia quello di conseguire legittimamente l'indennità NASPI, riconosciuta nella sola ipotesi di disoccupazione involontaria. Il Tribunale friulano ha ripercorso l'evoluzione normativa che ha interessato la materia delle dimissioni nel contesto di una controversia tra una dipendente e il proprio datore, assistito e difeso allo studio legale De Bernardis e Muzzi, ha rigettato il ricorso presentato alla lavoratrice contro la risoluzione del rapporto di lavoro avente come causale dimissioni comunicata dallo stesso datore al competente centro per l'impiego. Si ricorda che la normativa sulla formalizzazione delle dimissioni prevede oggi che le stesse, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, debbano essere effettuate a pena di inefficacia solo con modalità telematiche. Tale disposizione, pur ponendo rimedio al fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco, presenta tuttavia problematicità. Come rilevato anche dall'organo giudicante, l'articolo 26 del decreto, da ultimo citato, non può che disciplinare la sola ipotesi di una manifestazione istantanea della volontà risolutiva del lavoratore, rimanendo escluso dal suo campo applicativo il differente caso delle dimissioni implicite per comportamento concludente. E sicuramente questo dà l'esempio di come la giurisprudenza si evolva e si adatti alla realtà, a quello che accade nella realtà. Parliamo poi ancora di una novità di cui si è parlato abbastanza in settimana. La Commissione Finanze del Senato ha dato il primo sì al disegno di legge in tema di pagamento della riforma del pagamento per il registro degli atti giudiziari nei giudizi civili, che pone fine sostanzialmente alla solidarietà in capo a entrambi, a tutte le parti del giudizio, ma diventa onerato al pagamento solo ed esclusivamente chi perde sulla decisione appunto che definisce il giudizio civile. Chi perde la causa paga l'imposta di registro sulla sentenza o sull'atto che comunque definisce un giudizio civile anche parzialmente. Primo sì del Senato sul disegno di legge con modifica dell'articolo 57, primo comma,
del tour, che introduce una parziale revisione del principio di solidarietà e lo fa a favore della parte vittoriosa. La commissione finanza in sede redigente approva il testo degli articoli con la riformulazione frutto del confronto col governo rispetto all'originaria proposta di Felicia Guadiano del Movimento 5 Stelle. Il testo è comunicato alla presidenza di Palazzo Madama. Al momento i lavori sono fermi per le elezioni amministrative, l'annuncio è previsto per la prima seduta utile, prevista per martedì 14 giugno con il voto sulla legge delega del governo sugli appalti. Il relatore Maurizio Buccarella di LeU, ex Movimento 5 Stelle, ha il mandato della sesta commissione a riferire in senso favorevole al testo, che dunque si trova in stato di relazione. Il disegno di legge serve a eliminare una vera e propria anomalia rispetto al contenuto della sentenza, la quale dovrebbe tenere la parte vittoriosa del processo civile esente da ulteriori spese, scrive la prima firmataria Guadiano. Al momento le parti in causa sono obbligate in solido al pagamento, ma è spesso il vincitore che si trova costretto ad anticipare le spese di registrazione per il suo committente, e per ottenere la restituzione di soldi deve dotarsi di un nuovo titolo esecutivo come un decreto ingiuntivo, perché la sentenza non basta. Intanto, se le parti non pagano in tempo, l'Agenzia delle Entrate fa scattare l'avviso di liquidazione con aggravio di spese e accessori. Di conseguenza, un nuovo debito si aggiungerà a quello originario generato dal mancato pagamento dell'imposta di registro, rendendo sempre più arduo per la parte vittoriosa recuperare tutte le spese sostenute. Adesso invece l'obbligo di pagamento è posto in prima battuta al soccombente soltanto in via sussidiaria della parte vittoriosa. Una volta passati 60 giorni dalla notifica, l'avviso di liquidazione senza che l'imposta risulti assolta per l'intero, resta la responsabilità solidale nel caso di soccombenza reciproca. Questa è l'ulteriore novità. Facciamo una prima pausa pubblicitaria e poi riprendiamo con una carrellata di notizie tutte dedicate al referendum, perché, come sapete bene, cari colleghi e colleghe, domani si vota. Scopri le nuove masterclass on demand. Migliora le tue competenze. Investi nella tua professionalità. Su FAAD inizia la nostra collaborazione con il professor avvocato Alessandro Del Ninno, esperto riconosciuto in materia di privacy e nuove tecnologie. Concorsi avanzati su intelligenza artificiale, privacy in azienda, le nuove regole sui cookie, privacy e lavoratori, data protection in ambito bancario e molto altro. Consulta il nostro catalogo su www.radio2c.it. Rientriamo dalla pausa pubblicitaria nel nostro studio virtuale. Come vi ho preannunciato, adesso facciamo un blocco tutto dedicato alle notizie della settimana, di questa ultima settimana di campagna referendaria dedicata al referendum, campagna molto sottotono, come appunto tutti ben sappiamo, e ci sono state anche polemiche di cui vogliamo darvi notizie. E questa è la prima: referendum boicottati, cappa di omertà di partiti e televisioni per neutralizzare il voto sulla giustizia. È un editoriale di Carlo Tarallo. I quesiti di Lega e Radicale spariti dai dibattiti in modo da evitare il superamento del quorum. Salvini invoca Draghi e Mattarella. Referendum contro il batticuorum. Domenica 12 giugno gli italiani sono chiamati a esprimersi su 5 quesiti sulla giustizia proposti a Radicali e Lega e ammessi alla consulta, oltre che per il primo turno delle amministrative, che coinvolgeranno circa 950 comuni per complessivi 8,5 milioni di elettori. La vera sfida dei promotori è il superamento in termini di partecipazioni alle urne, all'asticella del 50% più uno degli aventi diritto. Se non verrà superato il quorum, il referendum saranno tutti annullati. Ricordiamo prima di tutto in sintesi gli argomenti, i 5 quesiti. Direi che per noi invece si può saltare, visto che siamo abbastanza formati sul punto. Si vota un solo giorno dalle 7 alle 23. Gli italiani hanno la possibilità di decidere su materie importantissime, ma l'ostacolo al cambiamento, come spesso accaduto in Italia quando si vota per il referendum, è l'astensionismo. Gli elettori chiamati a esprimersi sono 51,5 milioni di elettori, 25
1.039.000 uomini e la restante parte di 26.493, quasi 500.000 donne. La vera incognita è capire se la metà più uno di quesiti di questi 51 milioni andrà effettivamente a votare. L'effetto trascinamento del voto delle amministrative si farà sentire solo in quelle città dove si vota contemporaneamente per rinnovare sindaci e consigli comunali, ma si tratta di meno del 20% degli elettori totali, quindi la battaglia per riuscire a superare il quorum si annuncia durissima. Il 9 giugno, fate come me, andate al mare, suggeriva Bettino Craxi nel 91, in occasione del referendum promosso da Mario Segni per la riduzione da 3 a 1 delle preferenze per le elezioni della Camera dei Deputati. Il suo consiglio non fu raccolto dagli elettori e il 9 giugno si recò al voto il 62% degli aventi diritto, i sì furono 95%. Si trattava in quel caso di un referendum sul quale si parlava tantissimo su giornali TV, mentre sui quesiti domenica prossima è calata una cappa di silenzio da parte dei media dei partiti politici, Lega, Radicali esclusi, che potremmo definire addirittura omertosa. Per la Lega non è poi tanto vero, perché la critica che si muove a Salvini è proprio questa. L'ANSA riporta i dati dell'autorità e le garanzie delle comunicazioni, secondo la quale tra il 22 e il 28 maggio scorso i TG e la RAI hanno dedicato l'1,10% del tempo totale al referendum, mentre nei programmi extra TG si scende addirittura allo 0,33%, pensate. La scorsa settimana la stessa Agicom ha richiamato la RAI e tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi radiofonici operanti in ambito nazionale affinché garantiscano un'adeguata copertura informativa sui temi oggetti del referendum indetti per il prossimo 12 giugno allo scopo di offrire ai cittadini un'informazione corretta, imparziale e completa sui quesiti referendari e sulle ragioni a sostegno delle opzioni di voto. Proseguiamo ancora con un bell'editoriale sul Dubbio di Vinicio Nardo, che è, come sapete bene, il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nonché componente adesso dell'ufficio di coordinamento dell'organismo congressuale forense. Leggiamo insieme questo editoriale, non è intitolato "I sì daranno la spinta decisiva per la riforma", quindi qua si prescinde dal raggiungimento del quorum. Non stupisca se, per capire l'importanza della prossima tornata referendaria, suggerisco di partire dal meno rilevante dei quesiti, quello che mira a rimuovere le firme a sostegno alla candidatura del CSM, disposizione che già la Camera in prima lettura ha cancellato, approvando con ampio consenso la riforma dell'ordinamento giudiziario, sicché il 12 giugno si voterà per qualcosa che si otterrà a prescindere dal referendum e per la volontà di tutti. Ma allora viene da chiedersi perché alcuni partiti invitano a votare no. Evidentemente si vuole che il popolo non disturbi il manovratore. La scusa della materia tecnica per essere affidata ai cittadini risulta falsa, come lo sfondo di un vecchio film. Liberare le candidature dalle cordate è uno schema che capisce chiunque, perché vale per tutto. Il CSM è come per l'assemblea del condominio. Chi oggi invita a disertare o votare no, appena ieri ha votato sì in Parlamento, a dimostrazione che il problema non sono tanto i quesiti quanto i chiamati a rispondere, ossia i cittadini, il che sarebbe già grave se fosse solo un atteggiamento elitario, quindi antidemocratico. In realtà è anche peggio, da sempre grave un divieto della politica in tema di giustizia che si vuole destinata esclusivamente all'autoriforma sul presupposto che la giustizia è cosa dei magistrati. Quando la politica ci ha provato è stata respinta con perdita, poi per proclami in TV di procuratori Descamainados, voi con lettere sottoscritte da intere procure oppure a mezzo di interviste eclatanti. Sono stati paralizzati gli slanci riformatori non solo di ministri, ma anche di intere commissioni bilaterali, bicamerali, di riforma costituzionale. Tra le tante vittime, Bozzi, De Mita, Conso, Biondi, Boato, Daem, è storia nota. La cosa strana è che mentre è in atto il suo superamento, come testimonia la reazione allo sciopero indetto all'ANM, il divieto sembra trasferirsi ai cittadini. Lo dimostra il vero silenzio calato sulla tornata referendaria e il no
paradossali di cui si è detto. Insomma, cambiano i soggetti, ma la giustizia resta sempre cosa loro. Questo è l'editoriale di Vinicio Annardo, e poi parliamo stesso di una intervista che ha fatto molta notizia di Sabino Cassese, intervista ad opera di Francesco Specchia, titolata "Questa giustizia è a pezzi, chi si astiene è complice". Sabino Cassese invita a votare per il referendum, partecipare è un dovere civico, dice, e la politica non si illuda, gli effetti delle urne si faranno sentire comunque. Caro professore, lei è sempre dell'idea che il referendum sia uno strumento adatto per riformare giustizia, ma restano comunque una scelta da condividere? Il referendum sono uno strumento semplificato di intervento nella normazione, sia perché sono soltanto di tipo abrogativo, sia perché si prestano solo a due risposte, sì o no. Tuttavia, in questo caso bisogna tener conto di due ulteriori aspetti. Uno è quello della scelta dei tempi. Il Senato dovrà pronunciarsi sulla riforma Cantabria immediatamente dopo lo svolgimento del referendum. Quindi questa consultazione potrà avere una funzione di sollecitare o, in caso di inerzia parlamentare, sostitutiva. In secondo luogo, al di là dei singoli quesiti, i referendum hanno anche una valenza e carattere più generale, possono prestarsi anche una sorta di dichiarazione di fiducia o sfiducia, come dimostrato da due referendum importanti del 2006 e del 2016. Chiede il giornalista: i quesiti proposti riguardano un'abrogazione della legge Severino, la limitazione alla custodia cautelare, separazione delle carriere di giudice PM, la valutazione dei magistrati e quello sulle firme per accandidarsi al CSM. Lei si trova d'accordo con tutti e cinque? Cosa poteva essere fatto meglio? Credo sia poco utile discutere ora della formulazione dei quesiti referendari. Bisogna ricordare che in questo caso democrazia rappresentativa e democrazia diretta sono andati di pari passo, nel senso che si stanno svolgendo procedure di riforma della giustizia in sede parlamentare contemporaneamente alla procedura referendaria. Non è la prima volta che questo accade in Italia, e l'alternanza di decisioni popolari e di decisioni parlamentari può essere considerato un fatto positivo che arricchisce la qualità e la ricchezza della democrazia. Che vi sia una scissione tra domanda e offerta di giustizia mi pare indubbio, lo dimostrano i 6 milioni di cause pendenti, i più di 7 anni necessari per ottenere 3 gradi di giudizio in sede civile, più di 3 anni necessari per concludere una controversia in sede penale, la fiducia dei cittadini nella giustizia in costante calo negli ultimi 20 anni, in generale la lentezza della giustizia italiana e il ruolo assunto alle procure come controllori dalle virtù della morale invece che del diritto. Domanda ancora, la GCOM ha decretato che sui referendum RAI e mezzi stampa TV spiccano per silenzio imbarazzante contrario al servizio pubblico così sanzionabile. Che ne pensa? Trova strano poi che comici come la Letizzetto, che non sono esattamente membri della Consulta, spingano in diretta TV i cittadini ad andare al mare come fece Craxi. Due punti sono chiari. Il primo è che ciascuno è libero di esprimere un giudizio con un sì o con un no. Il secondo è che partecipare alla votazione è un dovere civico. Chi si lamenta della fragilità della democrazia italiana non può astenersi dal voto, perché collabora a renderla più fragile. La democrazia è innanzitutto partecipazione dei cittadini delle decisioni collettive, specialmente se le decisioni collettive hanno tanta rilevanza come i processi, come i prossimi referendum sulla giustizia e sulle modalità di esercizio del potere in ultima istanza, che è quello solo rimesso ai giudici. Sono loro, infatti, che possono privare della proprietà e della libertà personale. Si parla poi, come sul referendum, il grido dell'avvocatura, articolo del Dubbio, con un intervento della Masi, contro un articolo di Simona Musco, contro lo snobismo che vuole i cittadini incapaci di comprendere e mettere mano alla giustizia, contro il silenzio assordante, forse figlio di qualche regia politica, contro una giustizia non giusta nella quale i cittadini non credono più. L'avvocatura scende in campo per il referendum del 12 giugno con l'evento organizzato ieri dall'organismo congressuale forense, che ha realizzato
un video per raccontare le ragioni del sì. L'evento, moderato da Rosa Colucci, si è aperto con l'intervento di Sergio Paparo, coordinatore OCF, che ha denunciato la cortina di silenzio calata sul referendum, quasi ci fosse un disegno politico per impedire che si discuta dei quesiti referendari. Da qui ragioni della mobilitazione necessaria in un momento storico in cui l'iniziativa legislativa, ha evidenziato Sergio Paparo, viene prevalentemente rimessa a decreti legge di iniziativa del governo, con una conseguente lesione molto grave del dibattito parlamentare. I referendum rappresentano dunque un messaggio forte al legislatore, come ha evidenziato Carlo Nordio, presidente del Comitato Sì per la Giustizia, circa la necessità di una riforma copernicana e radicale della giustizia. Penso che la grande maggioranza degli italiani sia scontenta di questa giustizia penale, e allora occorre andare a votare. L'ultima notizia di questo blocco, parliamo di una intervista sempre che ha fatto parlare sulla Verità a Luca Palamara: i miei 5 sì contro le correnti, la riforma Cartabia è insufficiente. Il successo dei libri dell'ex magistrato dimostrano come ci sia interesse nei confronti del tema giustizia, anche se non si raggiunge il quorum. I cittadini si stanno riappropriando del tema, è un messaggio praticamente identico a quello di Cassese, in parte ovviamente. Luca Palamara, già capo della ANM, arriva in redazione a Riformista TV e va in onda con il sottopancia saggista. Non a sproposito, il sistema che ha scritto a quattro mani con Alessandro Sallusti va per la maggiore. Lobby e legge, il suo secondo genito, segue quella strada. 16 edizioni che stanno superando le 300.000 copie vendute per il primo titolo, un successo che ha pochi uguali, è stato il caso editoriale dell'anno. Palamara andrà a votare, voterà 5 sì, è il segnale più forte che si possa dare, perché se la politica continua a dire che deve fare tutto il Parlamento e quello non decide, è doveroso per i cittadini farsi sentire con gli strumenti che la democrazia mette a disposizione. Sulla riforma Cartabia, che giudizio dà? Molto negativo, una riforma insufficiente che non risolve niente, proprio a partire dal primo dei problemi, l'elezione dei membri del CSM. Capisco che nasca sulla base di altri presupposti, che bisogna andare a segnare l'Europa per il PNRR, ma non così. Qual è la soluzione che indica? Il sorteggio è l'unica strada se vogliamo risolvere i problemi delle correnti che indicano il loro e pesano con il bilancio delle decisioni, promozioni e spostamenti. Se il CSM è l'organo supremo del diritto, non può essere sottostante alle dinamiche che mutano quelle peggiori della politica. Perché tanti si oppongono al sorteggio? Perché rompe il giochino. Si sa già chi deve andare al CSM, chi deve diventare procuratore in questo o in quell'ufficio, chi deve assumere una direzione. Con il sorteggio niente sarebbe più possibile per le correnti. A proposito di politica, una sua passione, questa domanda non ci interessa, invece volevo continuare a parlare di referendum, eccolo qua. Se i suoi libri che affrontano sulla giustizia sono così venduti, perché si dice che la gente non ha interesse per questi temi a proposito di referendum? Quello lo dice chi non vuole accendere la luce sui quesiti, chi ha interesse a farli naufragare. Io ho presentato il libro in tutta Italia, sempre un pienone di persone, di domande, di interventi dal pubblico. Chi sostiene che la giustizia è malata, il CSM da cambiare, eccetera, non interessa la gente. Non conosce il paese e non capisce la gente. Sul quorum la battaglia non sarà facile, chiede il giornalista. E la risposta di Palamara è per mille ragioni, ma anche quando non si dovesse raggiungere la fatidica quota, però sarà chiaro che i cittadini si stanno riappropriando della discussione su un tema che è di tutti ed è talmente importante che la giustizia non sia di proprietà di questo o di quello, ma di tutti, perché tutti hanno diritto ad avere una giustizia giusta, una giustizia che funziona, una giustizia che non è politicizzata. Questa la gente interessa. Se se ne fosse parlato di più, certo sarebbe stato meglio. Si conclude qua con questa intervista a Palamara, questo blocco sul referendum, ma anche la puntata odierna di Agenda Avvocati. Io vi ringrazio per averci seguito.
Ringrazio ancora Ornella Sara in regia e Pino naturalmente che con me organizza e seleziona le notizie per la puntata odierna, appuntamento alla settimana prossima, ma anche a lunedì con il consueto appuntamento con Svegliati Avvocatura. Ciao, buon weekend. Agenda Avvocati è un programma di Uslo Web Radio, ideato e condotto da Pino Gallo e Pierluigi Serra, con la collaborazione di Rassegna Stampa Professionale, Pianeta Lavoro, dello studio legale Avvocato Italo Meoli. Visita la pagina Facebook cliccando sul link che trovi al termine del sommario di puntata.